E ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale Interdipendente. Mi presento, io sono Matteo. Post partita di Inter Fiorentina 2-1. D'Ambrosio ci pensa, Danilone D'Ambrosio, signori. Bel gol però, ragazzi. È una vittoria che comunque dà morale perché dà morale. Quello assolutamente. Finalmente la VAR non funziona solo ed esclusivamente in una partita, ma anche oggi, e quindi ci assegnano un rigore e Icardi segna il suo primo gol in Serie A. Lasciamo un attimo stare Icardi, ci parlo dopo. Mi raccomando, mi ricordo in teoria. Allora, analizziamo la partita. La Fiorentina comunque bisogna dire che a San Siro ha fatto un partitone. Questo bisogna dirlo assolutamente. Sono contentissimo comunque della vittoria, ma perché? Perché sono 3 punti, sti cazzi, li prendiamo, non è che ci fanno cagare, eh. Però quei palloni sbagliati da Vecino, quelle giocate, quei passaggini sbagliati, quelli mi danno fastidio. Quelli mi danno totalmente fastidio. Beh, lasciamo perdere il telecronista che era lì a dire di quel cacchio di portiere, come cazzo si chiama, la Font lì. Mamma mia, che parlava di che hai due buon piedi, cazzo, ha fatto 200 cagate, rinvia il pallone, va fuori dalla linea di porta, ma io non lo so, madame, ma per favore, prima di dire le cose almeno aspetta un attimo, no? Stai calmo, poi non ha più detto niente, poi non ha più detto niente. Prendiamo il discorso Icardi un attimo, quindi prendiamolo da qui e lo portiamo qui. Allora, Icardi è un giocatore incredibile, questo bisogna dirlo. Non è che c'è tanto da dire, quando c'è da segnare, comunque ha fatto vedere che lui c'è. Però ultimamente non è più quell'Icardi che conosciamo, quello che comunque un pallone gli dà e un pallone segna. Ha fatto un gol contro il Tottenham che è incredibile. Oggi ha segnato però su rigore. Gli serve un gol a Icardi in Serie A, secondo me, anche per sbloccarsi. Speriamo succeda perché io non aspetto altro, non aspetto nient'altro che Mauro che torni come prima. Però comunque, ragazzi, bisogna dire che comunque è un giocatore favoloso. Lautaro mi sa che ancora c'è questo infortunio. In teoria non è ancora al massimo perché non lo mette mai, ci sarà un motivo, no? Mette dentro Kehta che comunque fa una bella prestazione. Brozovic sì e no. Domani se riesco vi porto le pagelle, scusate il citofono, vi porto le pagelle. E niente ragazzi, fatemi sapere come al solito cosa ne pensate qua sotto nei commenti, lasciate un bel like, ci becchiamo al prossimo video. E Anda che salva un gol, ricordatevi quel gol su Simeone che ha salvato Handanovic, eh. Lasciate un bel like, ci becchiamo al prossimo video, sempre e comunque, forza Inter.